Giornata di riflessione quella di oggi in vista dei ballottaggi di domani a Ortone e San Salvo con i seggi aperti dalle 7 alle 23. Sono 22.098 gli aventi diritto al voto a Ortona, ma 9.218 di essi hanno disertato le urne al primo turno, nel quale l'affluenza è stata del 58,29%. Domani saranno chiamati a scegliere tra Leo Castiglione e Ilario Cocciola. La squadra del sindaco uscente è composta da 5 liste civiche, Cittadini Consapevoli, Forza Leo per Ortone, il Comune delle Idee, la Città Ideale e Ortona Civica. Dall'altra parte lo sfidante Cocciola, ex presidente del Consiglio Comunale durante l'amministrazione di centrosinistra d'Ottavio, è supportato da 7 liste, Ortona Popolare, il Faro, UDC, Democratici per Ortona, Ortona Coraggiosa, Ortona Cambia, Ortona Territorio, alle quali dopo l'apparentamento raggiunto in vista del ballottaggio si sono aggiunte le 5 del centrodestra di Angelo Di Nardo, Lega, Fratelli d'Italia, Ortona Sociale, Ortona Futura, Libertà e Bene Comune per Ortona. Si riparte da uno scarto di 7 punti percentuali tra i due, Castiglione 42,25% e Cocciola 35,13%. Giornata di riflessione anche a San Salvo, che domani sceglierà il nuovo sindaco tra Emanuela De Nicolis, centrodestra, e Fabio Travaglini, centrosinistra allargato. De Nicolis ha sfiorato la vittoria al primo turno con il 47,90% dei consensi e Travaglini insegue con il 42,71%. Potrebbe essere rilevante il comportamento dell'elettorato che il 12 giugno ha affidato il 9,39% dei voti al candidato Giovanni Mariotti, anch'egli dell'area del centrosinistra. A San Salvo al primo turno l'affluenza è stata del 65,03%. Rete 8 seguirà in collaborazione con il Centro Lo Spoglio nelle due città in tempo reale con la diretta TV e streaming che inizierà domenica sera alle 22.45 in collegamento con i comitati elettorali dei candidati e con la redazione del quotidiano d'Abruzzo. Risultati aggiornati in tempo reale sul sito www.rete8.it.